Ma i libri li leggete con le maestre? Sì. C'è qualche favola che vi piace in modo particolare? Sì. Quale? Biancaneve. Sì. Biancaneve. Poi cosa c'è? Cappuccetto Rosso? No, Frozen. Sì, Frozen! Sono loro alcuni dei bambini che hanno ricevuto i doni da Mimosa, l'associazione che grazie all'opera di tanti volontari da anni si impegna per salvaguardare l'ambiente e il sociale. Questa volta ha deciso di regalare alla scuola dell'infanzia e primaria di Cucurano Carrara quattro videoproiettori e alcuni testi utili all'attività didattica. Presenti alla consegna ieri mattina anche il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin. Tra i prossimi obiettivi della ONLUS poi c'è quello di realizzare una copertura wireless in tutto il territorio di Cucurano e inoltre anche quello di fornire il quartiere di un defibrillatore. Questa mattina la nostra associazione praticamente ha donato tre videoproiettori alla scuola primaria di Cucurano e un altro videoproiettore più dei testi scolastici invece alla scuola dell'infanzia, sempre di Cucurano. Come siete riusciti a reperire questi fondi? Beh sì, la nostra diciamo che è un'associazione di volontariato, quindi come tutte le altre associazioni ovviamente non ci sono divisioni di fondi e grazie alla nostra opera volontaria e gratuita che facciamo attraverso tutto il quartiere di Cucurano, diciamo, siamo riusciti a reperire dei fondi e alla fine dell'anno, diciamo, abbiamo chiuso il bilancio, non avevamo in mente di fare degli investimenti a favore dell'associazione, abbiamo ritenuto che sia molto importante e che abbia dei valori molto profondi e quindi è venuta questa donazione. Ringraziamo per questa possibilità di apprendere in maniera diversa, perché l'uso della tecnologia nella scuola è ormai d'obbligo e quindi poter dotare le sezioni della scuola primaria di videoproiettori, ma anche per quanto riguarda noi della scuola dell'infanzia, del videoproiettore, ci permette di essere al passo con i tempi, di poter sfruttare veramente la tecnologia in modo positivo, quindi approfondire delle tematiche che diversamente è più complicato. Chiaramente la tecnologia è fruibile, l'immagine è più rapida e più efficace. Oltre a questo, vi hanno donato anche dei testi. Sì, perché nella scuola dell'infanzia di Cucurano noi abbiamo un progetto biblioteca che praticamente i bambini il venerdì portano a casa un testo che loro scelgono tra i vari testi che abbiamo e lo consultano e lo leggono a casa con i genitori, riportandolo poi il martedì a scuola e abbiamo una scheda dove valutiamo l'indice di gradimento. Comunque, questo abbiamo visto che è molto apprezzato sia dai bambini che dalle famiglie, perché ci permette di avere un collegamento e di abituare i bambini alla lettura, a fare apprezzare quello che è il magico, meraviglioso mondo dei libri. Diciamo un grazie all'associazione Mimosa che vi ha donato questi videoproiettori.